se noi abbiamo come vocazione, come missione nel campo della ricerca quella di produrre conoscenza e di alimentare l'innovazione attraverso la conoscenza, il mondo della scuola è sicuramente il mondo che potrà dare maggiore soddisfazione, se posso permettermi, non per i numeri, ma per il compito educativo che la scuola si assume su un punto che non è solo insegnare ai bambini come mangiare bene, per dirla con molta semplicità, è stabilire da quest'anno un'agenda, e la buona scuola conterrà anche questo principio, perché anche a questo decreto stiamo lavorando proprio in queste settimane, di educazione alla salute. Ecco che questo è l'altro punto che ci vede impegnati con il ministro Lorenzin, con il ministro Martina, sempre in una logica di sistema, a far sì che la scuola italiana si faccia carico di un programma non necessariamente inserito in termini ordinamentali nell'ora in più o nel seminario in più, ma che assuma questo tema come un punto multidisciplinare da cui non si può più prescindere, non solo per i tassi drammatici di aumento di bambini obesi e comunque delle problematiche legate alla scarsa mobilità e alla mancanza di un'educazione alla salute di base, ma anche perché la società italiana in più di altre forze dovrà affrontare quei problemi dell'aging society che rappresentano non a caso una delle grandi sfide anche descritte in Horizon 2020 da parte delle politiche europee.